voglio farvi vedere come realizzare questa partecipazione di nozze. Ho scelto un rosa antico per la busta e ho trovato una carta decorata sempre sul rosa da applicare all'interno. Io preferisco sempre appoggiarmi su un foglio per evitare di andare a sporcare il piano da lavoro. Andiamo a tagliare il nastro ed ecco qui la sagoma guida. Andiamo a verificare se è tutto giusto. Come vedete, perfetta. Ecco qui la carta decorata ritagliata. Andiamo a provarla ulteriormente in modo da essere sicuri al 100% prima di andare ad incollarla. Ed ecco qui andiamo ad inserire l'invito, controlliamo che il fiocchetto rimanga messo bene. Se provate a realizzarlo fatemelo sapere, se magari fate delle variazioni sui colori, sulla tipologia di nastro, io sono sempre molto curiosa di vedere le vostre creazioni.